Se chiedessi a ciascuno di voi qual è la sua destinazione dei sogni, probabilmente in molti mi risponderebbero le Hawaii. Ed è proprio lì che stiamo andando oggi, solamente che ci vuole un bel po' di tempo. Non è un viaggio breve, ma è un viaggio che ti regala tantissime soddisfazioni appena arrivi. Quindi mettetevi comodi, perché non vedo l'ora di portarvi con me nell'inizio di questa nuova avventura. Prima però, il video di oggi è in collaborazione con Air Up, la prima e unica borraccia che dà sapore all'acqua tramite l'olfatto retronasale. Ve ne avevo già parlato, è una figata. Ti basta mettere l'acqua, inserire il pod, tirarlo verso l'alto, bere e come per magia senti il sapore del pod scelto, però in realtà stai bevendo solo acqua. Quindi intanto ti porta a bere molto di più. Bevi della semplice acqua, ma ogni volta metti un pod con un sapore diverso. E un pod ti dura 5 litri di acqua. I gusti sono tantissimi. Ad esempio adesso vorrei provare questo qua al pompelmo rosé. Basta inserirlo e sa di pompelmo. Air Up per me è stato la salvezza negli Stati Uniti, perché lì l'acqua ha un pessimo sapore. Però se riempi la borraccia, improvvisamente diventa molto più buona e soprattutto vai a risparmiare un sacco di soldi, perché l'acqua costa tantissimo e invece così la riempivo dal rubinetto. Le borracce sono bellissime, hanno dei colori pazzeschi. Questa qua è quella termica. Ho amici che la utilizzano in ufficio riempiendola al dispenser con l'acqua fredda, che rimane fredda ma poi ha il gusto di una bibita. Per provare anche voi Air Up vi lascio il link qua sotto in descrizione. Con il codice SAFARIUP avrete il 15% di sconto su tutte le bottiglie fino al 30 di novembre. Grazie Air Up per supportare la mia produzione video. A questo punto, buona visione. Buongiorno cuoricini, sono le 5:30 del mattino, siamo in after all'aeroporto di Milano Linate in attesa del nostro volo per Roma. Oggi si parte per le Hawaii. Si viaggia molto leggeri, questo qui è il mio unico bagaglio oltre al solito marsupio. Questo qui è lo yogurt che mi hanno fatto passare e questa è buona parte del gruppo. Ho dormito tutto il tempo con la bocca spalancata. Che io mi è uscita un po' di bavetta qua. È il momento del secondo volo, 13 ore filate per Los Angeles. L'ho platinato, ho platinato Angry Birds dell'aereo. Dopo 12 ore di volo siamo finalmente arrivati a Los Angeles. Torno negli Stati Uniti dopo il viaggio di luglio. Adesso sto aspettando uno di noi che è stato fermato dalla polizia. Ma quello è un aeroperro? Bello comunque che ci abbiano fatto compilare tutti sti fogli che poi nessuno ha chiesto. Il perro della navetta. Abbiamo fatto male a prendere un posto per dormire con dei letti così comodi, perché non ci alzeremo mai più. No. Prima tappa obbligatoria, come ogni volta che vengo a Los Angeles. In and out. Beh, che dire ragazzi, buon appetito. Un bel double double con le animal fries, il bibitone e ci siamo mangiati i nostri bei peperoncini. Ho la bocca spaccata. Secondo me sono proprio i panini più belli e anche i miei preferiti. Mi mancava. È sempre bello scofanarsi un double double da In-N-Out, anche perché poi non mi faccio schifo da solo quando l'ho finito, cioè non mi pesa come tanti altri fast food. Stiamo aspettando un Uber per andare a Santa Monica a vedere il tramonto, anche se in realtà il cielo è un po' incerto. Non mi era mancato il tipico traffico di Los Angeles. Ci sta comunque un giretto al Pier di Santa Monica, peccato che ci sia in giro un sacco di brutta gente. Ho deciso di fare un giro sul roller coaster qui di Santa Monica, $10. Grazie papà Nick. Ma perché così stretto? No, male, eh!
si fa un altro giro, non ho capito. Non avevo capito che facevano tutti il doppio giro. Ho mangiato il double double. 10 dollari ben spesi. È stato veramente figo, non me l'aspettavo. Ciao cucciolo di Reda. Reda prosegue il suo viaggio qui negli States. Sono 2 mesi che porta a spasso gruppo e si vola. Noi mi sa che andiamo a letto, perché domani mattina alle 5 dobbiamo essere in aeroporto di nuovo. Temo che siano finite le targhe board. Siamo tornati in hotel. Adesso un bel bicchierozzo di acqua dalla piscina tiepidina. E tra poche ore ci alziamo di nuovo. Later that night. Sono le 4:37 e sono mega riposato. Che bello che siamo a 5 minuti scarsi di taxi dall'aeroporto. Aspettiamo che finiscano di prepararsi tutti i ragazzi. Se tutto va bene, tra 7 ore siamo a Honolulu. Questo fischio per niente fastidioso. Sì che siamo alle Hawaii. Prima di andarci a mangiare tutto ciò che le Hawaii hanno da offrire, dobbiamo ritirare il van, 2 van, e sperare che torni il sole, perché siamo atterrati e tipo stava piovendo. Adesso non piove, però il cielo è abbastanza coperto. Il cielo tornerà terzo. Ci abbiamo messo parecchio al noleggio auto, ma abbiamo il van, bellissimo van. E adesso abbiamo portato i ragazzi qui a Honolulu, a 2 passi da Waikiki Beach, dove dormiremo, per mangiare un po' di robetta tipica in un posticino veramente speciale e super famoso qua in zona. Ovvero l'untissimo Rainbow Drive-In. Vi giuro, c'è aria fritta qua attorno, un sacco di calore che arriva dall'asfalto, ma soprattutto frittura. Frittura misto a mortadella. È buono da morire. Ristorante hawaiano veramente pazzesco. Panino col barbecue beef, super approvato. La carne fatta così di solito non la puoi mettere in un panino perché la devi tagliare, ma qua l'era cotta talmente lentamente, super tenera, una roba fuori di testa. Un bel bibitone tipico americano, che in realtà è acqua, perché se prendevi l'acqua in bottiglia ti davano la Dasani, che c'è dentro il sale. Comunque c'è il cielo ancora parecchio incerto e secondo me sta ricominciando a piovere. Però d'altronde le Hawaii sono così verdi anche perché piove tanto. Siamo arrivati in hotel, adesso parcheggiamo. Cosa super strana, nella hall c'è un totem per noleggiare i DVD, come facevano i nostri nonni. Prima tappa del nostro viaggio, dopo il super pranzo, Pearl Harbor. Iniziamo con un bel po' di storia. Storia che bene o male un po' tutti conoscono. Il 7 dicembre 1941 la flotta giapponese attacca la base militare americana Pearl Harbor, proprio dove siamo noi. Gli Stati Uniti vengono colti impreparati e la loro flotta del Pacifico viene devastata. Quello che però forse non sapete è che tra quelle navi c'era anche la USS Arizona. Venne colpita da una bomba che fece esplodere il materiale esplosivo a bordo, portando la nave ad affondare. Oggi è possibile visitarne il memoriale, costruito proprio sopra al relitto e raggiungibile con un battello gratuito. Anche l'ingresso a Pearl Harbor è gratuito. Siamo riusciti per miracolo a prendere l'ultima barca che ci ha portato qui al memoriale della USS Arizona, che è stata affondata ed è ancora presente proprio in questo punto. Stando ai Ranger, sono più di 950 i membri dell'equipaggio che sono finiti sott'acqua assieme alla nave e mai più recuperati, ed è proprio a loro che è dedicato il memoriale. Tra l'altro in un punto... Ah, anche lì! Guarda. Aspetta. Si vede? Sì che si vede. Questa qua che vedete è una macchia di carburante che sta salendo a galla. Praticamente dopo tutti questi anni ci sono ancora dei momenti in cui esce il carburante dai serbatoi della nave affondata. E a quanto pare dovrebbero essere più di 2 litri di olio che dallo scafo salgono a galla ogni giorno. È veramente assurda questa cosa. Comunque adesso ci mettiamo in fila perché prendiamo l'ultima barca per tornare a Pearl Harbor. Guarda quanta ne è uscita. Si sente anche l'odore di benzina. Sì.
È pazzesca sta roba, eh? Cioè, non pensavo che uscisse e fosse così evidente. Cioè, tantissima. Ed è assurdo che ci sia ancora carburante nella nave affondata dopo tutti questi anni. Tutto quello che abbiamo visto era al 100% gratuito, parcheggio compreso. Questa cosa mi fa troppo strano, considerato che ieri sera volevano farmi pagare una bottiglietta di acqua in hotel 5,03 euro. Comunque ho preso altre due toppe per la mia collezione, perché erano in offerta. Dato che l'80° anniversario era l'anno scorso. Abbiamo parcheggiato, finalmente è arrivato il momento di metterci il costume per andare un po' in spiaggia. Stavi scoccolando? Sì, riparo. Non la rifaccio. Beh, vista, devo dire, non male. Che figata. E di là si vede anche l'oceano. Dove andremo tra pochissimo? Abbiamo anche la piscina. La piscina condominiale. Venire alle Hawaii sarà anche uno sbattone di 1000 voli e mezzi da prendere, però quando metti piede su questa spiaggia al tramonto ne vale la pena. Ecco, magari non proprio questa spiaggia specifica, piena di gente, incasinatissima, con un sacco di palazzoni. Sta da Dio. In generale non è che Oahu sia la mia isola preferita, anzi è quella che preferisco di meno. Però il primo tramonto alle Hawaii non lo puoi dimenticare. Due cene, due colazioni, un po' di merende, qualcosina da bere, 52 sbleuri. Posso dire però che per il vero teino giapponese ne valeva la pena. E sei subito a Enoshima. Bello andare a mangiare al ristorante, però quando ti ricapita di mangiare a Waikiki Beach, sul prato con davanti l'oceano, questo pollo che può contenere anguilla. Freddo, insipido, spettacolare. Ci è toccato tornare in stanza perché siamo tutti letteralmente cappottati. 12 ore di fuso orario rispetto all'Italia, però secondo me stiamo recuperando un gran bene perché facciamo tutto in maniera graduale. Domani ci attende una giornata molto impegnativa perché andremo ad esplorare tutta l'isola di Oahu. Quindi buonanotte, ci vediamo domani mattina. Bei patatoni. The next morning. Buongiorno! Ma che giornata spettacolare, iniziata nel migliore dei modi con una fantastica alba che potevamo ammirare direttamente al nostro balcone. Balcone perché è anche bello grande. Da un lato l'oceano, dall'altra parte il sole che sorge. La luce che invade questo nuovo giorno a Waikiki. Le nuvole che si colorano, è stato veramente tutto poetico. Adesso però stiamo andando a prendere il van, io e Ste. Abbiamo parcheggiato i nostri mezzi qua dietro, così poi raccattiamo i regaz e cominciamo ad esplorare tutta l'isola. Tutta. Grazie a questo contributo al dialogo di inizio giornata. Ste, la migliore spalla per i video. Nick, mi devo svegliare. Posso farti notare quanto è bella quella capocchia? Una testa. Ma perché c'è una testa? Desciulati. Cos'è che hai detto? Desciulati. Di la verità che ti sto settentrionalizzando. Ti farò mangiare alle 6:30 di sera, diventerai un polentone come me. Io mi sto già sguarasciando di caldo comunque. Guardate che bella la targa di questa Tesla. Da notare che il nostro van per veri americani non è solamente gigante, ha anche ben due portabicchieri nel baule. Chi è che non ha bisogno di due portabicchieri nel baule? Come prima tappa della densa giornata di oggi siamo venuti ad esplorare un piccolo angolino di Giappone qui alle Hawaii. Sull'isola di Oahu è presente un tempio che si chiama Byodo-in, che è un tempio costruito nel 1968, se non ricordo male, che è la riproduzione, forse un pochino più in piccolo, dell'omonimo tempio che si trova in Giappone. Anche questo è un tempio buddista, ma non praticante. Si trova ai piedi delle montagne, il paesaggio è veramente pazzesco, soprattutto con questo brutto tempo, questi nuvoloni che arrivano. Forse l'avrete già visto, oltre che dal video che avevo fatto, anche da Lost, perché qui è ambientato una scena, credo un flashback del matrimonio di Jin. Doveva essere la Corea, in realtà è stato girato anche quello alle Hawaii ed è un tempio non coreano, bensì giapponese, che se non sbaglio è quello raffigurato dietro le monete da 10 yen. Comunque è fighissimo, ci sono le carpe koi, un cigno nero, un'umidità pazzesca.
fa sentire una gran nostalgia del Giappone. Le Hawaii in generale mi mettono un po' di tristezza, cioè mi manca tanto il Giappone, perché c'è una grande influenza giapponese o comunque asiatica qui alle Hawaii, perché le Hawaii sono talmente ad ovest che sono quasi ad est. Questa probabilmente è una delle toppe più belle che avrò, perché io me la compro. $9. Stati Uniti sono la mecca delle toppe. Piccolo Ste, cosa ti prendi di buono? Un bel Vietnamese ice coffee. Mi sembra giusto in un tempio giapponese alle Hawaii di prendere il caffè vietnamita. Quando sono in questi ambienti un po' asiatici mi faccio prendere al consumismo. Snack hawaiano, asiatico hawaiano costoso. 5 euro 2. Sono dei fantastici egg roll ripieni di, credo, verdure un po' asciutti, ma fortunatamente ho con me una fantastica acqua di cocco che è spettacolare. Sai quanto l'ho pagata, zio? Quanto? $12. L'acqua? Questa. Che cavolo dici? E due di questi $5, quindi ho speso 17 euro più tasse per questa merendina. Benvenuto negli States. Ci sono degli strani animaletti, sembrano dei furettini, stanno rubando qualcosa. Stanno rubando una roba lasciata lì su una tomba. Ladri. Stavano rubando questa busta. Sicuramente torneranno a prendersela adesso che mi giro. Però adesso ci stiamo facendo una passeggiata in direzione di queste stupende montagne. Vai, ricomincia a piovere. E ho idea che queste montagne le abbiamo già viste tutti, inconsciamente, in qualche film o serie TV, perché un sacco di produzioni hollywoodiane e di serie TV americane sono ambientate magari chissà dove e poi le girano qui alle Hawaii. Da questo cartello qui nel cimitero si evince che non solo vanno a togliere tutti i fiori finti che sono vietati, ma è anche possibile comprare un pezzo di paradiso per sempre tramite questo QR code. Quindi se vi interessa lo trovate qua. Codice sconto Safari 09, dai. Ah, che bello. Dove siamo, piccolo Ste? Da Giovanni. Siamo venuti in un posto super iconico qui sull'isola di Oahu, che sarebbe Giovanni's Shrimp, un food truck specializzato nei tipicissimi gamberi. Aglio, peperoncino. Andiamo. Devo cercare di mettere tanti momenti perro in questi video hawaiani, perché durante la serie americana e quella in Islanda non ho avuto molta fortuna. E so che dopo me le tirate dietro se non li metto. Comunque c'è un casino di gente, una fila pazzesca, perché il posto è super tipico, super popolare, quindi anche super incasinato, ma ci pensa il buon Ste a prenderci i gamberi. Tutta questa zona è un immenso parcheggio di food truck e di stand dove poter gustare le prelibatezze della cucina hawaiana e non. In ogni caso questo rimane uno dei viaggi più belli che abbiamo in catalogo, perciò se volete vivere un'avventura come la nostra vi lascio il link a se vuole qui in descrizione. Stupido pollo, scappa, non vedi che ti mangiano lì? Però rimani, guarda che bella. Il profumo di questi gamberi è micidiale. Ci sono quelli ultra piccanti, quelli all'aglio e quelli lemon butter, che vengono serviti con un bicchierino di burro tipicamente americano. Occlusione arteriosa. La fila si è smaltita all'improvviso e ci hanno già servito i nostri fantastici gamberi all'aglio con due belle palle di riso e una fettazza di limone. Li mangerò senza sgusciarli perché tutto il condimento è fuori. Sono molto meno agliosi di quanto il profumo potrebbe far credere. Secondo me possono piacere benissimo anche ai non amanti dell'aglio. Invece quelli piccanti li ho assaggiati, devi amare il piccante, altrimenti ti spaccano la bocca. Un piattazzo di gamberi con un po' di riso e due bottigliette di acqua. $20 no ricevuta. Lì per lì l'aglio non è molto invadente, però penso che me lo ricorderò per un bel pezzo. Alla fine $20 non sono poi così tanti, se pensi a quanti gamberi ti danno e alla qualità. Ci credo che questo posto è così popolare. Ma adesso, fin tanto che il sole è ancora un pochino alto, ci conviene incamminarci in direzione di Sunset Beach. Ma questo qua è una pigna colada dentro la pigna, dentro praticamente. La pigna. No, grazie. Che spettacolo. Queste sono le Hawaii che amo. Cioè non il lavandino, in generale lo street food, vabbè, avete capito. Sono una persona semplice, mi basta trovare parcheggio per essere felice. Raga, chi è che ce l'ha il coso con l'insalata di riso? C'è letteralmente un tizio che porta a spasso un maiale. Questa mia è nuova. E niente, aspettiamo che vada giù un pochino il sole e poi ci facciamo un bagno. A quanto pare questo tipo ha trovato un maialino selvatico e niente, adesso se ne sta prendendo cura. È troppo bello, penso che batta tutti i perri e tutti i mici che ho trovato in giro per il mondo.
Cioè, guardate che spettacolo incredibile. Di qui c'è il super tramonto. Di là ci sono i Regaz che giocano a schiaccia sette con le hawaiane. Tutti riuniti per vedere il sole che si tuffa nell'oceano. Momento magico perfetto per concludere la nostra super giornata ad Oahu. Domani ci aspetta Big Island. E siamo già tornati in quel di Waikiki. Non avevo la chiave per salire, quindi sono rimasto appostato nella hall finché non è arrivato qualcuno che mi ha aperto. Anche stasera sono super capottato. Capottato ma felice. Le Hawaii sono veramente un posto magico. Il viaggio è impegnativo, però ne vale la pena. E quello che avete visto è solamente l'inizio di una delle avventure più belle del 2022. Ho tanti altri video da mostrarvi, non vedo l'ora. Intanto vi ringrazio per aver visto questo fino alla fine. Spero tanto che vi sia piaciuto. Se volete lasciatemi un commentino qui sotto e nella descrizione trovate il link al mio ultimo libro, ovvero Ovunque, e anche a Todo Cambia. Questo qua, tutto il ricavato va in beneficenza. Quindi se volete farvi o fare un regalo, vi lascio il link in descrizione. Noi ci vediamo come sempre lunedì alle 19 con una nuova avventura.